Ciao cari, allora anche quest'anno siamo venuti a Novegro, alla Militalia. Il microfono lo metto perché è più professionale. Grazie, grazie, troppo gentile. Siamo, ovviamente siamo tutti noi dello SWAT con gli SWATini. Fate ciao SWATini. Ma questo non è uno SWATino? No, sono un po' svecchiato, stagionato. È uno vedi, è del fronte dell'Asiago e lui è stagionato. giustamente. È quello che fa le riprese, facciamolo vedere. No, è meglio di no. Oh, mamma mia! Welcome to Militaria! Militaria! Sbaglio sempre. Abbiamo anche Hitman 47 e il caro Giorgio è così triggerato dalla roba russa che ogni volta che passa davanti a uno stand di rievocazione i busti del duce si girano e lo guardano male. Cosa avete trovato di interessante? Mimetica di Svezia. Io vengo di Svezia. Questo non credo. Inga. Inga. Sì, ce l'hai proprio l'aria da svedese. Oi. It's time for a tea. Oh yes, sir, but first we have to take out the crowds, don't you think? Yes, maybe. But no biscuits. Okay. Tra l'altro ragazzi vi do un'informazione tecnica, stiamo registrando in 2.7K. Ops, non volevo alzare. Che YouTube non supporta! Grazie YouTube! Mi sto triggerando, ragazzi, portatemi via dai coltelli. No, ho detto portatemi via, non dai coltelli. Aspetta, è troppo tardi. Ma questo è quello. Ma ragazzi, no, Eric, Dio esiste. Sì, sì. Che farà un acquisto tattico, la bustina, la pilotka. Backnet for the win. Flora. Ah, tu e la Flora, ti odio. Lui e la Flora. Ma mi metti la Flora? Che rompe sempre le palle. Ragazzi, Giorgio si è triggerato di nuovo. Sì, lo so. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Due cose. No, però questa, ragazzi, cioè, esatto. Mica cazzi. E voti si pagano 5 euro. Sì, tanto sto facendo un filmato a posto così. No, ma quanta bellina sta cosetta! Che figata! Scusa, una vecchia figata! Ragazzi, orgoglio italiano, dopo il lince...
il gancio rosa e il tocco di stile. Ragazzi, questo best vehicle of the fiera. Avrebbero potuto migliorare solo se la base fosse stato un Baja Bug. Ma da noi è impossibile. Dica qualcosa. È fichissimo questo affare. Lo voglio subito. Lo, ne voglio uno. Guarda che c'è il rischio anche di poterlo comprare. No, a sboccare anfibio, boccare, boccare. Ragazzi, ma seriamente mi ci vedete a me seduto su sti sedili qua? No, non ci stai. Tu sei davanti. Però seriamente quanto sarebbe spettacolare andare a farsi un giro prima fuori strada e poi vai al, nel laghetto. Sì. Sì. Già mi sento lo scrosciare dell'acquetta, rilassantissimo, mamma che bello. Non fosse che fisicamente non ci potrei stare con le gambe. Dai, qua sì, qua sì, qua ci stai più o meno. Un po' compresso, ma qua ci stai. Stiamo entrando in zona soft air. Mi si sta scaldando il portafoglio. Adesso si comincia a ragionare. Yes. No, è nessuno. Questo cannone gli è successo qualcosa di strano. Certo che il foglia, il cannone poteva dipingerlo meglio. Eccolo! Ton 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 ton. I miei sbottini. No, loro sono i sbottini. No, gli sbottini sono i mini. Ciao ragazzi. Ai ai ai, fatto un po' di fretta, eh. No, no, il problema è la gru a tirarlo su, l'ha caricato su. Dov'è? Dov'è il coso? No, ma la colorazione dicevo. Dov'è il coso? No, il coso grosso, il camion rozzo. Là dietro, il camion rozzo è nascosto perché è troppo grosso, quindi dacci le chiavi, dacci le chiavi. Accendiamo, andiamo dritti. Sì, va bene. Basta perché adesso. Ci sta, ci sta. Oddio, gli altri? Sul camion a prendere da mangiare. Vengo io con te sul camion. Vengo con te a vedere il camion. Vediamo tutto. E soprattutto la roba da mangiare. Sei affamato? Sono sempre affamato. Il camion, la cosa più rozza che esista. Ti fa venire il tetano. Con il cibo. Con il cibo. Il camion ha solo 50 anni. Forse non tutti lo sanno, ma questo veicolo è arrivato qui dal Danger Zone con un cannone nel vano carico. Esatto, la morte civile. E con una seduta che sembra proprio comoda. Ma non so se milanese imbruttito l'ha già notato, perché alle 7:30 di mattina in mezzo Milano eravamo noi. Questa non si chiama Ruggia, si chiama patina. Ma no, guarda che questo è un camion, l'abbiamo fatto speciale in Corten. Perché l'effetto ruggine va di moda adesso. Questo qui non è ferro arrugginito, è Corten. Dovrei fare anche glitterato.
Facciamo la nuova SWAT Mobile glitterata. No, beh. Non rientra in mobile per quanto mi piacerebbe, ma soprattutto non rientra nei consumi che possiamo permetterci. 4 litri. 4 litri. Sono contentissimo, non ho niente da comprare. E adesso per l'angolo culinario, Will, qual è il suo parere? Panino un po' meh. E con questo è tutto, abbiamo fatto un po' di giri e stavolta siamo riusciti a non comprare niente. Quindi un salutone, io gli altri li ho lasciati dentro che devo uscire un po' prima. E ci vediamo alla prossima, mi raccomando, Facebook e Instagram, seguiteci anche di lì. Non è vero, alla fine ho comprato qualcosa.